merito a questa diga Olivo, ricorda se avete compiuto accertamenti anche di altro tipo oltre questo? Non lo ricorda, colonnello. Signor colonnello, adesso col consenso della Corte, con l'autorizzazione della Corte, volevo... Dov'è? Volevo che lei riscontrasse in qualche modo l'informativa del 31 marzo 94 a firma è sua e del dottore Fontanazza. Licheri. Sì. E a sua firma ho riscontrato, signor colonnello? Dovrebbe essere proprio alla fine perché c'è la documentazione allegata, della quale però non ho fatto fotocopia. Sì. Allora, partendo dall'inizio, avete compiuto accertamenti in merito a tale Macaluso Giuliano? Siamo sempre all'attività di riscontro a seguito della dichiarazione di Castelli Salvatore, signor colonnello. Sì, si è pervenuti alla completa identificazione di Macaluso Giuliano di Castorina, detto Lillitta, e si è accertato il rapporto tra Macaluso Giuliano e il cavaliere Graci. In particolare credo che successivamente accertato, se lei mi dice cosa... No, ecco, cosa è stato accertato e il perché, se può ricostruire il perché è stato compiuto questo accertamento in merito al Macaluso. Credo che siamo nella pagina... Sul traffico degli stupefacenti? 13, no, no, 13, colonnello. Cioè, per quale motivo si è compiuto questo accertamento in merito al Macaluso? Sul contributo regionale ottenuto, questo è, sì, praticamente... Praticamente, dalle dichiarazioni che rese Castelli, emerge che colui il quale, per conto del cavaliere Gaetano Graci, avrebbe materialmente consegnato una tangente di 40 milioni all'onorevole Giuseppe Aleppo sarebbe stato il professor Giuliano Macaluso. Accertamenti spediti in tal senso hanno permesso di identificare compiutamente il citato Macaluso Giuliano e di verificare che quest'ultimo a noi risultava immune da precedenti penali. Avete svolto accertamenti in merito, sì, all'attività lavorativa? Allora, dal 75 all'85 risulta che Macaluso ha lavorato alle dipendenze della Easy Spa, impresa di servizi industriali, e successivamente alle dipendenze della IRA, costruzioni imprese riunite, entrambe con sede in Catania, operanti nel settore dell'edilizia e facenti capo direttamente al cavalier Graci Gaetano. Avete riscontrato poi se vi sono state alcune modifiche circa la situazione societaria, sì, tra la ISA e la IRA? Macaluso risulta, ci risulta essere socio della ELSA SNC. No, chiedo scusa, innanzitutto il rapporto fra la ISA e la IRA è stato sempre, vi è stato poi qualche modifica? No, la ISA fu incorporata, a noi risultò che nell'85 con fusione fu incorporata dalla IRA in costruzione a tutti gli effetti. Sì. Poi stava dicendo, in merito alle altre, sì, attività... Sì, che la partecipazione societaria di Macaluso Giuliano nella ELSA SNC di Nicolosi De Daniela, che aveva come oggetto sociale elaborazione computerizzata di servizi aziendali, contabilità del lavoro, eccetera, eccetera, nella centro partecipazione societaria nel centro medico sportivo Magica di Trombetta Alfio, aventi come oggetto la fisioterapia e la ginnastica per la terza età, non ci è risultato nessun collegamento tra Macaluso e l'onorevole Aleppo.
Che tipo di accertamenti avete fatto per accertare questo collegamento? Se era rilevabile un collegamento o personale o societario, cose di questo genere. Ho capito, quindi limitato soltanto a questi settori. Solo a quel settore. Senta, lei poc'anzi menzionava l'illitta. Avete compiuto accertamenti, il perché avete compiuto questi accertamenti in merito all'illitta di cui aveva parlato? All'Ira Costruzioni? No. Dunque, alla pagina 4, sì. Lei stesso poc'anzi ha fatto riferimento agli accertamenti compiuti e sull'illitta e su Macaluso, ricorda? Sì. Poi abbiamo ripreso il discorso di Macaluso, adesso desideravo chiederle che tipo di accertamento avete compiuto e il perché avete compiuto accertamenti in merito a questa persona. Dovremmo essere intorno alla pagina 14 dell'informativa. Sull'illitta lei dice, sì, su Castellina. Sì, colonnello. Sì, allora, Castelli nel contesto delle sue dichiarazioni dichiara che tale strano Giuseppe, alias Pippo Beddu, nell'ambito del traffico degli stupefacenti facenti capo a Santa Paola e a Mangio Francesco, si occupava della zona di Acireale, così dichiara il Castelli. E per lo smistamento della droga utilizzava, si avvaleva della collaborazione di tale Lilitta, indicato come il proprietario di un ristorante ubicato nei pressi del casello autostradale di Acireale. Ed era collaborato. Le indagini da noi effettuate hanno consentito di identificare Lilitta nella persona di Castorino Antonino, il quale annovera precedenti penali per associazione per delinquere di stampo mafioso, armi, tentato omicidio, recettazione alto. Devo continuare quello che... E voi avete compiuto poi accertamenti in merito all'eventuale inserimento, attraverso chiaramente quale documentazione, se lo può indicare, dell'illitta o del Castorina nell'ambito di strutture malavitose? Sì. A noi, dagli accertamenti cartacei effettuati, risultava collegato a tale Sciuto Sebastiano, nato Aci Sant'Antonio 16-5-59, alias Nuccio Coscia, circostanza questa che l'abbiamo desunta dalla proposta di misura, da una misura di prevenzione, una misura di prevenzione in cui era stato oggetto lo stesso Castorina. Poi, risultano attività economiche svolte dal Castorina? Diciamo che il Castorina risulta aver gestito il ristorante Lo Svincolo, ubicato a Acireale, in prossimità appunto del casello autostradale, e detto esercizio è gestito dai fratelli Cordai, Carmelo, Alfio e Orazio, che annoverano precedenti per vari reati, tra questi detenzione e spaccio di stupefacenti. Torniamo un attimino indietro con ordine in relazione a questa stessa informativa. Silenzio in aula. Gli avevo chiesto poc'anzi se avevate compiuto, lei ha riferito della vicenda delle armi, delle pistole Walter 9x21 e avete compiuto accertamenti in merito ai eventuali collegamenti con le persone indicate al Castelli del Compagnini? E nel caso che tipo di accertamenti avete compiuto? Cioè gli accertamenti sul conto del Compagnini per eventuali legami, e per verificare se effettivamente sia stato incaricato di effettuare perizia balistica sull'arma sequestrata al Santa Paola Vincenzo. Allora, agli atti ci è risultato che il Compagnini
risulta essere stato denunciato all'autorità giudiziaria per violazione dell'articolo 38 del testo unico legge pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 58 CP per aver denunciato con circa un anno di ritardo il possesso di un fucile calibro 12 Benelli, che il medesimo, che del medesimo ha ampiamente parlato il collaborante Calderone Antonino. Non mi occorre il tenore delle dichiarazioni, non ci interessa. Allora, è stato infine rilevato che in relazione alle dichiarazioni rese su non c'è stato possibile invece accertare se il professor Compagnini sia stato incaricato di effettuare una perizia balistica su un'arma di pertinenza di Vincenzo Santa Paola. Signor Colonnello, in merito a Santa Paola Antonino e Tuccio Salvatore, sì, sempre a seguito alle dichiarazioni del Castelli, sì, avete compiuto accertamenti e che tipo di accertamenti, se li avete compiuti? Noi ci abbiamo degli accertamenti su Santa Paola Antonino e Tuccio Salvatore, sulle dichiarazioni rese da Calderone, però abbiamo fatto gli accertamenti. Che tipo di accertamenti, indicando semplicemente, ecco, quale accertamento e che tipo di conclusione ha avuto? E il perché si è reso necessario questo accertamento, colonnello? Voi avete compiuto accertamenti in merito a un omicidio in danno di tale Sicali Giuseppe? Adesso vi faccio vedere che accertamenti ne abbiamo fatti. Se mi dice in quale informativo posso trovare questo, noi abbiamo Tuccio Salvatore, Messina. Pagina 7 forse, colonnello. Danno. Allora, sulla scorta degli elementi, sì, allora, sì, si appare da quanto dichiarò Calderone, si può desumere che si sia riferito all'omicidio consumato il 12/7 del 79 nel rione San Paolo di Messina, ai danni di Sicali Giuseppe, il quale risultava lavorare come guardiano del cantiere edile ubicato in contrada Santa Lucia della società Sogis dei fratelli Costanzo. Praticamente fu un omicidio. Chiedo scusa, il cantiere, a chi si apparteneva questo cantiere? Ai fratelli Costanzo. E praticamente il Calderone dichiara al giudice istruttore di Palermo, dottor Falcone, che l'omicidio in questione sarebbe stato commesso a Messina per ordine di Nito Santa Paola nell'interesse dei Costanzo. A tal proposito chiariva che verso la fine degli anni 70 e dei primi anni 80 i Costanzi avevano aperto un cantiere edile a Messina e che dopo un certo periodo al citato cantiere erano pervenute delle richieste estorsive. Successivamente Calderone sarebbe stato notiziato da Gino Costanzo che gli autori delle citate richieste estorsive erano persone che avevano lavorato per lui e che egli stesso aveva parlato della Scusi, Presidente, io non ho capito bene se il colonnello stia riferendo. Sto riferendo le dichiarazioni rese da Calderone. E queste non può riferirle, colonnello. L'attività di riscontro sì, ma le dichiarazioni rese da Calderone noi non. Se avete fatto attività di riscontro in esito a queste dichiarazioni, sì, su questo c'è opposizione, o comunque probabilmente il PM non aveva chiesto questo, e lui che spontaneamente va avanti e perciò non riguarda il problema, si sposta altrove. Allora, il pubblico ministero, se vuole essere più puntuale.
lasciando stare che comunque l'attività di riscontro di Castelli si è svolta anche attraverso l'eventuale esistenza di dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia, e quindi anche questa può costituire attività di riscontro, sì, delegato di acquisizione. Però, chiaramente, d'accordo, non nel merito, sì, però sì, no, si riferiva al punto che si è detto più puntuale, il riscontro lo possiamo molto fare puntuale, male, certo. Punto, quindi non. Riguardo alle dichiarazioni rese da Castelli in merito al traffico di stupefacenti, signor Colonnelli, sì. Che tipo di attività di riscontro è stata svolta da voi? E il perché si è reso necessario questo tipo di attività di riscontro? Perché a un certo punto il Castelli ci parla dei canali attraverso i quali venivano introdotte ingenti quantitativi di droga, in particolare hashish, proveniente dalla Grecia. E droga che veniva gettata in mare dagli occupanti di un peschereccio che lo trasportava dietro l'isola di Citrezza per evitare di essere bloccati dalla Guardia di Finanza. Carico che veniva poi, a detta dei Castelli, recuperato sulla spiaggia di Taormina Giardini. Gli accertamenti che abbiamo eseguito hanno consentito di verificare che i carabinieri della compagnia di Messina Sud e di Taormina, in tre diverse operazioni, procedettero al sequestro, una volta di 117 kg di hashish, inoperato lungo il litorale ionico Nizza di Sicilia. Se può essere molto preciso anche se nella individuazione del tipo di materiale. Col marchio, vuol sapere? Sì, anche. Sì. Allora, con marchio 00K Extra, operato in data 24/1/91 lungo il litorale ionico Nizza di Sicilia a Literne. Un successivo sequestro di 120 kg e mezzo, sempre di hashish, con lo stesso marchio di prima, 00K Extra, operato il 25 gennaio 91 sulla spiaggia di Sant'Alessio Siculo Letoianni, e ancora 46 kg di hashish, sempre con lo stesso marchio, stesso tipo, operato in data 27/1/91 sulla spiaggia di Santa Teresa Riva di Messina. In epoca immediatamente successiva, sulle coste calabresi vennero rinvenute altri ingenti quantitativi della stessa sostanza stupefacente. In particolare, l'11 febbraio la Guardia di Finanza di Lamezia rinveniva nel litorale compreso tra Villaggio Praia Longa e Foce Fiume Tacina nel comune di Steccato di Cutro diverse camere d'aria di pneumatici per automezzi pesanti, riportante la scritta Corea, al cui interno erano celati complessivamente 1024 kg di hashish, suddiviso in 4-5 pani da un chilo ciascuno e 1238 pani da mezzo chilo. Solo uno dei pani di hashish sequestrato risultava contraddistinto da una croce e dalla scritta Leban. Ancora nel corso dell'operazione la finanza sequestrava una scialuppa di salvataggio arenata sulla spiaggia con un motore Ruggerini, non so se interessano i dati, ma non credo. Gli accertamenti effettuati dalla finanza sul motore, sulla Ruggerini motore, consentivano di stabilire che il motore era stato venduto nell'89 alla ditta Jamal El Shaban a Tripoli del Libano. Ancora, riferendomi sempre ai sequestri, lo stesso giorno, l'11/2/91, i carabinieri, questa volta a Isola Capo Rizzuto, rinvenivano in località Le Castelle 79 camere d'aria, sempre per pneumatici da autocarro, contenenti 4.108 pani di hashish di varia qualità per complessivi 3.000 kg circa. Lo stupefacente non era contraddistinto da alcun segno identificativo, eccetto alcuni pani che presentavano una S e una Z e altri che recavano scritte verosimilmente in arabo. In data 12/2/91, Guardia di Finanza della sezione navale di Crotone rinveniva nella zona costiera antistante Steccato di Cutro 551 kg e mezzo di hashish. In data 15/2/91, i carabinieri di Reggio Calabria
rinvenivano sulla spiaggia di Pellaro di Reggio Calabria 387 kg di hashish, sempre tipo, tipo libanese e Marocco. La direzione centrale antidroga di Roma, con nota del 13-12-91, comunicava alla compagnia carabinieri Taormina che tra i sequestri operati sulle coste della Sicilia orientale e quelli operati sulle coste calabresi non erano stati riscontrati obiettivi di elementi e connessione se non la probabile comune origine della sostanza stupefacente. Poi non so se interessa l'attività investigativa, ma non... Avete svolto, le ha detto poc'anzi, attività di riscontro a seguito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Rapisarda Marcello. Sì, il personale della mia dipendenza ha svolto questo accertamento. Le volevo chiedere però di riferire in merito esattamente alla vicenda di Bari del... e non alla restante parte che non ci interessa, sempre a seguito della dichiarazione Rapisarda Marcello. Cioè praticamente quando Rapisarda Marcello iniziò a collaborare, l'attività che fece come collaborante, lei questo si riferisce? Sì, sì, in relazione alla vicenda di Bari per la quale venne arrestato il qualche Rapisarda. Tempo prima che venisse arrestato a Bari per il possesso di 1,7 kg di eroina, il 15 marzo del 91 aveva ricevuto dei consistenti quantitativi di cocaina da tale Ursino Andrea e Petralia Giuseppe al fine di consegnarli ad altri soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti, tra i quali Mazzaglia Salvatore. Con quest'ultimo, ossia con il Mazzaglia, avrebbe poi concordato con Ursino e Petralia Giuseppe che avrebbe loro corrisposto il saldo del compenso pattuito per la cocaina ricevuta al ritorno da Bari, dove avrebbe dovuto ricavare 50 milioni dalla cessione appunto del chilogrammo e 700 grammi di eroina che avrebbe trasportato da Catania a quella città con l'ausilio di Rapisarda Marcello, che a causa di contrasti sorti sul prezzo del Presidente, citato quantitativo di eroina... Mi scusi, c'è una stessa osservazione, mi pare che... Chiedo scusa, però... E ne vorrei fare anche un'altra. Il test non è stato citato per riferire su attività di riscontro, su dichiarazioni di Rapisarda Marcello, ma soltanto su Castelli Salvatore. Nel capitolato di prova non è prevista questa. La domanda era proprio attività di riscontro in merito alle dichiarazioni di Rapisarda Marcello. La capitolata di prova deve riferire su attività di riscontro sulle dichiarazioni di Castelli Salvatore. C'è un potenzio. Se è così, non possiamo. Eventualmente lo richiamiamo in un'altra occasione. Eventualmente si richiama in un'altra occasione se c'è l'opposizione, se permane. E comunque, per quanto riguarda l'attività di riscontro, il test deve riferire su un'attività di riscontro. Ma signor Presidente, l'attività di riscontro, ad esempio, la dichiarazione può servire da base della testimonianza, ma poi è l'attività di riscontro quella che ci interessa. Chiedo scusa, io vorrei fare un preciso riferimento. È stato bloccato poc'anzi il colonnello mentre stava per dire un altro punto che è stato esattamente riscontrato, ovvero sia la vicenda di un incontro al bar Tandem, proprio in relazione a quell'attività che riguardava il traffico da Bari a Catania. Ebbene, per specificare che tipo di attività di riscontro ha compiuto, è certo che deve dire il perché hanno compiuto quell'accertamento. Questo è naturale, perché sennò, e allora il contenuto delle dichiarazioni, chiaramente in termini generali, chiedo scusa, prima finisco, in termini generali, si rende necessario proprio per far comprendere che tipo di attività di riscontro è stata svolta e il perché è stata riscontrata l'attività, la dichiarazione del collaborante, se no non ha alcun senso il dire vabbè, abbiamo individuato, accertato che c'è il bartender, ma per quale motivo l'abbiamo accertato che esiste questo fatto? Se le cose stanno in questi termini, comunque il pubblico ministero può procedere a ulteriori domande. C'era un'altra opposizione, si tratta questa di attività di riscontro delle dichiarazioni di Rapisarda, non è visto nel capitolato di prova, questa è l'attività di riscontro e di dichiarazione di Rapisarda Marcello, non di Castelli, per cui è stato citato l'ispettore Saliva, quindi c'era anche quest'altra posizione. Grazie. Ci sono altre domande?
Presidente, decida sull'opposizione. Ho deciso sull'opposizione, se stanno così, se il pubblico ministero mi conferma che sulla dichiarazione dell'ultimo non c'era, non è indicato nel capitolato, dobbiamo provvedere in separata sede. Dovrei un attimino verificare se non l'abbiamo indicato, Presidente. Punto. No, grazie, avvocato. Voto che è indicato, Presidente, sì. In merito alle attività di riscontro di cui all'informativa del e alle dichiarazioni, con riferimento alle dichiarazioni rese da Samperi. In effetti è una eccezione molto puntuale e chiaramente questo giustifica eventualmente la necessità di richiamare il colonnello Saliva. Ne prendiamo atto, Presidente. Sì. E ce ne prenderemo di conseguenza. Se ne prendiamo atto tutti quanti. Ora, dico, se a questo punto della istruttoria dibattimentale, se si tratta di cosa di poco momento che può essere risolta nel giro di mezz'ora di sospensione, se la questione può essere formalizzata, possiamo anche decidere subito, mentre c'è il signor colonnello qui, per non farlo tornare un'altra volta. Presidente, c'era un'altra domanda che questo pubblico ministero voleva porre. Quindi mentre noi ripetiamo e la Corte appunto valuterà se estendere il capitolato di prova proprio per una esigenza di economia connessa alla presenza di un funzionario che non sta a Catania e quindi avremo poi problemi a ricitarlo. Oltre che insistere sulle domande che il collega formulava poc'anzi, questo pubblico ministero intendeva porre qualche domanda al colonnello Saliva in ordine ad circostanze che sono emerse nel corso delle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia. Allora sentite, facciamo così, intanto procediamo con il contresame se il pubblico ministero è finito. Finiamo l'esame per quello che è l'ambito del capitolato, indi a che il pubblico ministero fa le successive richieste, sentiamo le parti, ci riteriamo e vediamo quello da farsi. Presidente, fermo rimanendo che se già questa opposizione che abbiamo sentito viene confermata, è inutile perdere tempo, riciteremo in un'altra occasione. Io sto dicendo un'altra cosa, che bisogna fare anche una valutazione sul quantum di questa ulteriore attività, perché se si tratta di cosa che può essere risolta, nel senso che le parti possono prendere visione e organizzarsi nel giro di mezz'ora, se si tratta di una o due domande, voglio dire, è inutile far tornare il test, oltre che per il fatto del disagio di tornare, anche perché ci troviamo in una fase processuale in cui è urgentissimo che il testimoniale del pubblico ministero venga esaurito nel più breve tempo possibile. Proprio in considerazione di questo io suggerivo quest'altra via. Se invece si tratta di una testimonianza di non poco momento, ma che prenderà un certo tempo, allora pazienza, vuol dire che il pubblico ministero farà la sua richiesta con le ulteriori domande istruttorie in un prossimo futuro e si deciderà in proseguo se ammetterlo oppure no. Questa era l'indicazione che volevo dare. Intanto il controesame. Procediamo con il controesame. Sì, avvocato Russo. Sì, grazie. Colonnello Saliva, lei poco fa è stato richiesto di riferire su accertamenti che l'arma avrebbe fatto in riferimento agli omicidi commessi con quella pistola calibro 9, ricorda? Sì. Io ne ho appuntato qualcuno perché non sono riuscito, lei parla molto velocemente, mia. E c'erano quello di tale Di Mauro e quello di tale Santa Paola Vincenzo, più ho segnato Musarra, Marisci, Greco, eccetera. Ora, io per la verità, nella informativa a sua firma, riscontro che in riferimento all'attività effettuata per ricerca di episodi criminosi omicidiari commessi con quel tal tipo di pistola,
Lei riferisce testualmente, pagina 5 di questa sua informativa, gli unici omicidi, è il terzo rigo. No, quale informativa, chiedo scusa? 31 marzo, quello che lei mi ha cortesemente favorito. Sì. Gli unici omicidi consumati nella provincia etnea con pistola calibro 9 mm risultano essere stati quelli avvenuti in pregiudizio di Santa Paola Vincenzo, omonimo dell'indagato in argomento. L'indagato è Santa Paola Enzo, proprio perché c'è il riferimento di Castelli a quell'arma, giusto? Nato, eccetera, e in pregiudizio di tale Di Mauro Agatino. È così? Sì. Bene. Allora io mi chiedo, questa è un'informativa del 31 marzo 94. Sì. Io adesso... 31 marzo? Sì. Io le chiedo di spiegarmi, può anche darsi che sia una mia, come posso dire, insufficiente lettura. Qua si tratta, il riferimento parrebbe unico, cioè gli unici omicidi consumati con questo tipo di arma sarebbero gli omicidi di Mauro e l'omicidio dell'omonimo dell'indagato. Ora, questi omicidi Musarra, Marisci, Greco, eccetera, che fossero stati effettuati con un'arma dello stesso tipo, successivamente, ovviamente, all'acquisto dell'arma, quando sarebbe stato accertato? È stato accertato successivamente nel luglio dell'informativa 3558, nel luglio successivo. È un'informativa successiva? Sì, successiva, okay. Sì. Praticamente viene ampliato, infatti... Quell'indagine, ok. Esatto. Quindi, allo stato, gli unici era una limitazione dovuta al momento delle indagini. Esattamente. Poi, per completezza si è ampliato poi l'informativa. Ora mi è chiaro. Poi le è stato domandato pure se... innanzitutto desideravo che risultasse, lei lo ha detto nella relazione, quando avete fatto l'indagine, perché ovviamente trovati i morti si cerca il possibile interesse del proprietario dell'arma, avete, se non vado errato, asserito che nessun collegamento dalle vostre indagini, è sempre la stessa pagina 5, sì, avevate potuto trarre tra l'indagato è sempre Santa Paola Enzo, e le vittime dei delitti sopracitati, è così? Sì. Bene. E questo desideravo, gliel'ho chiesto proprio perché purtroppo con questo nuovo codice, quello che lei ha scritto è come se fosse spazzatura, se non viene riferito nuovamente alla Corte, c'è questo sacrificio comune di ascoltare e chiedere. Poi, quando lei riferisce, questo ha risposto, quindi è già al dibattimento, è al verbale di dibattimento, quando dice non è stato possibile, questa è la pagina 6, lei lo ha comunque riferito, accertare se esattamente il Compagnini avesse o meno effettuato perizia. Sì, l'ho detto prima, perfetto. Quando lei dice non è stato possibile, ha inteso dire che non è stato accertato o riusciti a fare? Non siamo riusciti a trovare elementi di risposta. E io credo di capire, perché se voi cercate la perizia su un'arma diventa impossibile. Anche perché non avendo poi l'arma diventa impossibile. Dico, non era più logico, le chiedo, e non avete fatto l'accertamento di perizie effettuate sugli omicidi, perché le perizie si effettuano in base agli omicidi. Avete fatto questi accertamenti? Sì. Avete mai trovato che il Compagnini... No. E questo avreste dovuto scriverlo, o sbaglio? Mi sembra che è italiano, non è stato possibile accertare. No, le chiedo scusa. Avevamo convenuto tutte e due sul fatto che l'indagine sull'arma era un'indagine, come posso dire, risibile, perché sull'arma non potevate trovare una perizia. Come facevate? No, è stato premesso che l'arma è stata distrutta, quindi nessuna indagine era possibile farla. No, mi scusi. Quindi, prego. Se ho inteso bene, ammesso che aveste avuto l'arma, dico, sapere se il Compagnini avesse mai fatto perizia su una 38, su una calibro 9, come sarebbe stato mai possibile? Era impossibile. Laddove, mi scusi, se invece, come lei correttamente mi ha detto, una volta che si accertano gli omicidi commessi con quel tipo di arma, si controlla se il Compagnini ha fatto perizia su quegli omicidi, la cosa è chiaramente possibile. È anche più facile e più sbrigativa. Ma no, è immediata. Sì, allora, adesso le chiedo, è come dico io, che non è stata effettuata dal Compagnini perizia su questi omicidi? L'avete accertato? È così? Bene, io le chiedo, come mai? Era questo il senso dell'indagine?
Vi siete limitati a dire non è stato possibile accertare se avesse fatto indagine sull'arma, laddove, e non avete scritto sugli omicidi peraltro indagini il Compagnini per i tali non ne ha fatte, non me lo sa dire. Ma va bene, non ho altro da chiedere. Signor Colonnello, lei durante l'esame condotto dal signor Pubblico Ministero ha riferito di un'attività economica ubicata in Acireale e denominata lo svincolo. Ha presente di ciò di cui stiamo parlando? Cioè, parlavamo delle ditte famose. Mi dica quale ditta? Si tratta di un'attività di ristorazione con ragione sociale, lo svincolo. Sì, quando parlavamo precedentemente. Sì. Lei ha riferito anche che questa attività economica è gestita dai fratelli Cordai, Alfio e Carmelo, che l'avevano rilevata da certo Castorina Antonino. Sì. Risulta dagli atti del suo ufficio quali sono state le modalità di vendita o di cessione di questa attività economica? Allora, detto esercizio, quando vi dico, è gestito in atto attualmente dai fratelli Cordai, eccetera, eccetera. Lei dice che tipo, come hanno avuto... Le modalità della vendita o comunque della cessione dell'attività economica di cui parliamo. Risulta da indagini eventualmente effettuate se i fratelli Cordai versarono degli assegni al signor Castorina, quale prezzo pagato per la cessione dell'attività? No, un accertamento economico che non abbiamo fatto. Lei ha anche riferito da accertamenti da voi effettuati o comunque dai suoi collaboratori che i fratelli Cordai Alfio e Cordai Carmelo risultano avere precedenti penali in materia di sostanze stupefacenti. Sì. Risulta dagli atti del suo ufficio che è intervenuta sentenza di assoluzione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti pronunciato nei confronti di Cordai Carmelo? No, perché ci siamo limitati all'arco, quando si fanno questo tipo di accertamenti ci rifacciamo agli archivi di polizia e prendiamo atto di quello che risulta nell'archivio di polizia, perché presupporre su attività svolta da altri organi di polizia ricominciare a snodare una serie di indagini significherebbe una perdita di tempo, si dà per scontato e per acquisito quello che è a disposizione degli archivi di polizia. Cioè, scusi, allora per economia di tempo poi voi non andate a controllare se è intervenuto anche dall'esame del certificato del casellario giudiziario, se è intervenuto sentenza di assoluzione o sentenza di condanna a seguito di quella denuncia che voi avete accertato. Se questo è avvenuto, qualche organo dovrebbe, competente a questo, dovrebbe aver aggiornato gli atti, perché noi quando facciamo gli accertamenti li facciamo sul momento. Se gli atti al momento non sono aggiornati, noi prendiamo atto di quello che troviamo presso vari uffici di polizia. Scusi, io non ho capito l'ultimo passaggio. Voi, no, mi prego, la prego. Voi avete l'aggiornamento dagli archivi di polizia. Nell'archivio, ecco, dalla lettura dell'archivio di polizia non vi è anche l'aggiornamento con l'inserimento della sentenza di assoluzione? Inserito, se all'atto in cui facciamo l'accertamento non è inserito, noi non possiamo averlo. Senta, nel giugno del 1994 lei prestava servizio presso la direzione investigativa antimafia di Catania? Sì, ero il dirigente del centro di Catania. Lei ricorda se in quel periodo la direzione distrettuale antimafia di Catania le ha chiesto di redigere una informativa avente per oggetto gli accertamenti su un duplice omicidio consumato in Barcellona a Pozzo di Gotto nei confronti di tale Accetta e Pirri? Esattamente, Accetta, sì. Antonino e Pirri Giuseppe? I due che furono trovati sotto l'altare del cimitero, mi sembra. Esattamente, sì, signor Colonnello, sì. Sì, senz'altro, abbiamo fatto degli accertamenti. Guardi, io faccio riferimento a una informativa avente numero 125, Catania, sezione seconda, H2/44-2913, redatta in data 6 giugno 1994 a sua firma. Aspetti che la troviamo. Prego, signor Colonnello. Marzo, giugno, ciclone, luglio.
Sì. Dall'esame degli atti di investigazione da voi svolti, cioè lei quale comandante del centro, ha avuto modo di poter accertare quale fosse la causale del duplice omicidio? Ma noi in questo caso ci siamo limitati a fare i notai, abbiamo preso atto del rapporto del commissariato, mi sembra, di Barcellona, che abbiamo allegato. Scusi signor Colonnello, lei fa riferimento al rapporto del commissariato di Barcellona Pozzi di Gotto redatto in data 21 febbraio 1992? Glielo dico subito. Il 4 marzo 92. È allegato alla comunicazione di notizie, sì, della Questura di Messina, comunicazione di notizie reato relativa alle indagini esperite in ordine a tutta una serie di omicidi, tra i quali anche quello. Precisamente a pagina 17 di questa informativa si parla dell'omicidio di Pirri Giuseppe a Aceto Antonino. È stata individuata dalla lettura del rapporto, comunque dagli atti di investigazione compiuti dall'organo della Polizia di Stato di Messina, è stata individuata la causale del duplice omicidio? Devo leggere il rapporto? No. Dice, secondo quanto è emerso, allora fa riferimento il Pirri, dopo aver lasciato il feroce dell'esecuzione e il luogo prescelto dell'omicidio, nonché la circostanza che tanto il Pirri quanto la città avevano le mani legate dietro la schiena con una cordicella. La causale, signor Colonnello, per ovvie esigenze di economia, la mia domanda è un po' più precisa. Anziché indicare tutte le... Prego. Parla di l'omicidio presumibilmente maturato in ambiente della droga. Esatto. Senta, tra gli atti che lei, come notaio, tra virgolette, com'è che si è definito, ha ricevuto dalla Questura di Messina, in particolare dal Commissariato Polizia di Stato di Barcellona, sì, vi è anche una comunicazione notizie di reato redatta in data 22 gennaio 1992? Sì. Dalla lettura di questo atto risulta altresì confermata che la causale del duplice omicidio è da imputare a un contrasto tra spacciatori di sostanze stupefacenti? Sì, fanno questa ipotesi che poi è ripresa nella successiva. Senta, lei ha avuto modo di poter svolgere accertamenti di riscontro in ordine alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Avola Maurizio? Personale delle mie dipendenze l'ha fatto. Presidente, mi scusi, solo per precisione, dico, poc'anzi è stato posto un problema di questo genere su domanda del pubblico ministero sotto il profilo che le domande poste andavano fuori dal capitolato di prova. Ora, solo per segnalare, la difesa in sede di controesame sta facendo una domanda, certo, che riguarda... Il ministero è d'accordo, lo può fare. Se non c'è l'opposizione, se questa l'osservazione vale come opposizione, vuol dire che bisognerà riservarla ad altro momento. Presidente, dico, io vorrei che si risolvesse unitariamente il problema. Scusi, ho la parola un attimo, Presidente, soltanto perché chiamato in causa dal signor Pubblico Ministero, vorrei fare presente che proprio dal capitolato di prova indicato dal signor Pubblico Ministero e comunque dal capitolato di prova indicato anche da questo difensore in ordine all'esame testimoniale del signor Colonnello Saliva, vi è anche la specifica richiesta di prova in ordine agli accertamenti di riscontro svolti in relazione al duplice omicidio in danno di Aceto Antonino e Pirri Giuseppe,
Io ritengo pertanto... Lei sta facendo una domanda diversa, non è che dobbiamo giocare sulle parole. Lei no, ha fatto una domanda sulle... pubblico ministero, io non sto giocando sulle parole, no, io no, mi sto limitando. Lo dico sempre in tono affettuoso, sì, avvocato, non lo dico in tono atto. Polemico. Le voglio dire, lei sta facendo una domanda sulle dichiarazioni di Avola Maurizio, che non fanno parte, se non sbaglio, del capitolato di prova. Inutile che mi dice che sta facendo le indagini sul duplice omicidio. Io vorrei intervenire chiaramente e fare presente alla Corte, che comunque lo ricorderà, che durante l'esame e il controesame di Avola Maurizio, il collaboratore di giustizia ha riferito del duplice omicidio. Ma sono d'accordo, Antonino, ma sono d'accordo con lei, ma allora dico per ogni... No, sono scusi, d'accordo. La prego, mi lasci completare. È pertanto indispensabile che, avendone riferito il collaboratore di giustizia in seno a questo processo di associazione mafiosa e avendo indicato quali autori materiali di questo duplice omicidio imputati di questo processo, io ho necessità di svolgere una attività investigativa al fine di poter verificare la attendibilità del collaboratore. Non è che la svolgerei l'attività investigativa, l'attività investigativa ovviamente, ecco, in ordine alla ricerca e alla prova, signor ecco, pubblico ministero. Le voglio dire però questo, che allora, se noi ci mettiamo... Lei vuole giocare sulle parole, scusa. No, se, allora forse deve... stimola questa divagazione. Comunque cercavo di stringere, c'è l'opposizione del pubblico ministero sul Presidente, c'è opposizione nella misura in cui è stata fatta poc'anzi opposizione. Se ci mettiamo d'accordo che si possono fare domande anche fuori dal capitolato di prova, il pubblico ministero è d'accordo a fare, però non può cedere per una parte e non essere ammesso a fare domande dall'altra. Benissimo, scusi, soltanto a chiarimento, signor Presidente. Allora, nei termini in cui è stata posta la domanda non è ammissibile perché fuori dal capitolato di prova. Presidente, vorrei fare presente un'ultima circostanza, se mi consente, sì, che la domanda e la richiesta di prova è inserita anche nel capitolato di prova di questo difensore, oltre che del pubblico ministero. Cambi la domanda, scusi, cambi la domanda, perché mi pare che il discorso è un discorso che riguarda la forma in cui viene introdotto l'argomento, certo, non la sostanza. Signor Colonnello, lei risulta da accertamenti svolti quali sarebbero... o comunque se sono stati indicati autori materiali di questo duplice omicidio? Bisognerà leggere l'informativa, onestamente io mi sono limitato a raccogliere gli atti e a mandarla, l'informativa risale a 2 anni fa, dovrei rileggere tutta l'informativa. Mi rendo conto. Allora. Io avevo cercato di superare l'ostacolo. No, l'informativa non fa... non parla, non mi sembra che non parli, parla genericamente dell'ambiente dei spacciatori, da quello che leggo qua. Dall'esame dell'informativa risulta che le due vittime, Aceto Antonino e Pirri Giuseppe, facessero capo a un gruppo criminale? Sì. Vuole indicare quale? Censurati ma tossicodipendenti e sospettati di essere spacciatori di sostanze stupefacenti, da prima per conto del gruppo di Milone Carmelo e poi del gruppo capeggiato da Beneduccio Umberto. Risulta che vi furono dei contrasti fra questi due gruppi per quanto riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti o eventualmente l'appropriazione di una quantità di sostanze stupefacenti che sia stata la causale del duplice omicidio? L'informativa parla di ipotesi, di questa, fa questa ipotesi. Signor Colonnello, lei ha riferito sempre durante l'esame condotto al signor pubblico ministero di avere espletato, lei ovviamente e i suoi collaboratori, accertamenti nei confronti del cavaliere Graci Gaetano. Tra gli accertamenti che avete espletato risultano anche delle estorsioni che loro hanno patito? Non mi sembra che abbiamo fatto questo tipo, non vorrei sbagliarmi, non mi sembra che l'abbiamo fatto. Non mi sembra. Voi avete eseguito accertamenti anche nei confronti della impresa Costanzo? A firma mia non mi risulta. Le risulta
per l'ufficio da lei diretto o comunque da atti investigativi sempre da lei diretti, che l'impresa Costanzo abbia patito delle estorsioni? Sì, è emerso in seguito a un'indagine che... Sì, scusi, allora le faccio una domanda ancora più precisa. È in grado di collocare geograficamente in quale area territoriale ha patito questa estorsione? Se non vado errando, per la costruzione del raddoppio della ferrovia, mi sembra la Barcellona, la zona proprio di Barcellona, di Messina, quella zona lì. È stata presentata una denuncia in questo senso? Noi dagli atti che avevamo è risultato questo episodio, ripeto, nel passato. Non sono indagini che abbiamo all'ufficio, non ho mai svolto direttamente. Scusi, allora le risulta soltanto come notizia riferita? Perfetto. Mi può indicare riferita in che senso, signor Colonnello? Adesso vediamo. Lei si riferisce a Costanzo o a Gracci? Costanzo. Abbiamo trovato. No, a noi risulta, ecco, risultava sempre dall'informativa della questura di Messina che, ecco, ne ho trovato, che il tutto dovrebbe riferirsi alla costruzione delle stazioni ferroviarie di Milazzo e di Barcellona, Pozzo di Gotto, nonché all'appalto inerente al raddoppio della linea ferroviaria Messina-Palermo e ai lavori per la costruzione del complesso turistico Porto Rose. Questo è praticamente, siamo agli anni 86-87, se è questo che si riferisce, contrasti che hanno portato poi agli scontri tra il gruppo carreggiato da Rugolo Francesco e Chiofalo Giuseppe, che comportò una guerra di mafia con 50 omicidi. Questo riferisco. Sì, le dispiace ripetere di nuovo gli anni esattamente? Tra il novembre 86 e il dicembre 87. La ringrazio, non ho altre domande, signor Presidente. Chi c'è che deve intervenire? Non c'è nessun altro intervento? Del pubblico ministero sì, non so. No, se... chiedo ai difensori. Allora, pubblico ministero. Colonnello, con riferimento alla domanda che le è stata posta a proposito del professor Compagnini, le è stata data lettura della indicazione contenuta nella CNR del 31 marzo 94, dove lei afferma non è stato possibile invece accertare se in effetti il surripetuto professor Compagnini sia stato incaricato di effettuare perizia balistica su arma di pertinenza di Santa Paola Vincenzo. Questa è la pagina 6 della CNR. Lei, mi pare, abbia specificato su richiesta del difensore che, mi corregga se ho inteso male la sua risposta, che addirittura sarebbe stato fatto un accertamento
per vedere se siano state fatte perizie da parte del professor redatte perizie in ordine agli omicidi cui si fa riferimento in questa stessa CNR? È stato, per completezza d'indagine, è stato fatto uno spoglio degli accertamenti. Ecco, ora io devo rilevare due cose, colonnello. Innanzitutto, a pagina c'è una non coincidenza dei fatti omicidiari che sono indicati a proposito di questi accertamenti nella CNR, tra la CNR del 31 marzo 1994, che è quella sulla quale sostanzialmente credo sia stata fatta la domanda, e il quanto esposto invece nella CNR, sempre a sua firma, del 14 luglio 1994, che non so se lei ha in sì. questo momento, dove la serie dei fatti omicidiari commessi in periodo in cui il Santa Paola Vincenzo avrebbe comunque avuto la detenzione di questa... Furono commessi tutta una serie di omicidi. Un'altra serie di omicidi. Ecco, innanzitutto ci vuole dire... L'elenco di questo? No, io innanzitutto vorrei capire l'elenco completo dei fatti omicidiari, perché lei nella CNR del marzo del 94 fa riferimento soltanto agli omicidi di Santa Paola Vincenzo, omonimo del Santa Paola, e di Mauro Agatino. Nella CNR invece del 14 luglio 94 viene detto che nel periodo cioè si fa riferimento ad altri omicidi, pagina e senza pagina, comunque secondo foglio della CNR del 14 luglio 94, si fa riferimento ad altri fatti omicidi. Se non vado errando, Castelli nella sua dichiarazione a un certo punto parla di omicidi avvenuto più o meno nell'immediatezza dell'acquisto dell'arma, in periodo più o meno vicino. Per completezza di indagini, al di là dell'accertamento, diciamo, dell'immediatezza, si è voluto ampliare l'indagine a tutto il periodo in cui Santa Paola Vincenzo era in possesso di quel tipo. Ecco, vuole dirci quali sono questi altri omicidi verificatisi in questo periodo? Quello di Musarra Pietro, di Marici Rosario, Greco Salvatore, Arena Giuseppe e Santa Paola Rosario. Ecco, ora, siccome lei ha risposto dicendo che è stato fatto un accertamento sulle perizie date o non date rispetto agli omicidi commessi e di cui alla CNR, innanzitutto le chiedo, questo accertamento sulle perizie, evidente, dico, lei si riferiva, quando ha parlato di accertamento sulle perizie negativo, si riferiva ai due omicidi Santa Paola di Santa Paola Vincenzo e di Mauro Agatino, oppure a quelli nell'immediatezza? Quindi lei non sa se è stato fatto un accertamento sulle perizie relative agli altri? Onestamente non posso. Non lo sa. Le chiedo però, come è stato fatto l'accertamento per escludere che il professor Compagnini abbia fatto perizie? Voglio sapere concretamente come è stato fatto questo accertamento, che lei ricordi? No, non sono in grado di darle questo tipo di risposta. Ecco, allora io le faccio una domanda più specifica. Avete fatto accertamenti su atti e fascicoli? Su atti e fascicoli, evidente, sull'accertamento è stato fatto un accertamento cartolare, questo a distanza di... Un accertamento cartolare su fascicoli in archivio alla Procura della Repubblica o all'Ufficio di Istruzione, come è stato fatto questo accertamento? Questo accertamento non l'ho fatto materialmente io, il personale che l'ha fatto, presumo, a questo punto è una presunzione da parte mia, che l'abbia fatto agli atti d'ufficio presso forze di polizia, archivi di procure, perizie e tutto quanto. Bisognerebbe chiederlo a chi materialmente eseguì l'accertamento. E chi materialmente ha eseguito questo accertamento? Questo, vediamo se... Abbiamo. Qui si parla estensore della presente informativa, ispettore della Polizia di Stato Luca Trombetta. E allora lui. E per quanto riguarda l'altra CNR, quella del 14 luglio 94? Bisogna vedere
qualche altra firma di chi è? Presumo che sia sempre lui, perché l'indagine ce l'aveva l'ispettore Trombetta. Vabbè, basta così. Sì, penso che sia sempre Trombetta, bisogna sentire lui. Posso, Presidente? Il pubblico ministero ha finito? Sì, sì. Vale, sì. Avvocato Rosso. Colonnello, la premessa è questa: lei un po' di armi, dico, esperienza balistica è in suo possesso, oppure è inutile che io la compulsi? Dipende cosa mi vuol domandare. No, no, è una cosa, si figuri se io. Io sono, per quello che sono, un istruttore di tiro, quindi quello che posso sono. Dico, quando avete fatto gli accertamenti sugli omicidi, l'arma che era in possesso del signor Santa Paola, se non vado errato, per quanto riferito, era una pistola Walther 9x18. Tutto qua. Dico, nella sua conoscenza, pistole 9x18 ce n'è un solo tipo, o la prospettazione di differenze tra una 9x18, una Parabellum? No, cioè, voglio sono, dire, abbiamo armi 9x18, 9x21, cioè è tutto un sistema di classificazione delle armi in base al diametro, alla lunghezza del bosso. Perfetto. Cioè è tutto un discorso perfetto, perfetto. Cioè, abbiamo Parabellum lungo, tutte le differenziazioni. Troppo chiaro. Ora io dico, quando avete controllato gli omicidi che sarebbero stati commessi con un'arma, dico, il controllo si è limitato alla tipologia dell'arma 9x18? Si è limitato ai dati di fatto che trovavamo nei vari rapporti, non potendo fare diversamente. Cioè, se nei rapporti si specificava attraverso il reperto le varie differenziazioni, non l'origine, se no, dico, è rimasta un'indagine. Infatti, se lei fa caso, in un omicidio si parla di una calibro 38 e di una 9. Ho fatto caso. Quindi, allora, calibro 9, Generico, infatti ho fatto caso a questo. Questo era, poco fa ho dimenticato di chiederlo, questo era per sapere, per comprendere come la ricerca fosse stata orientata in linea di massima sugli omicidi commessi con un'arma, diciamo, simile, con caratteristiche similari. Perfetto, perfetto, la ringrazio. Possiamo licenziare il test, avvocato Cavino. Signor colonnello, lei ha diretto la Presidente. Ha condotto. Io preannuncio un'opposizione, dico, non so l'avvocato cosa voglia chiedere, però teniamo conto di quelle che sono state le regole che in qualche modo ci siamo dati. Sì, sì, l'argomento, l'avvocato Carino, l'argomento. No, no, scusi, scusi. No, 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 le preannuncio che l'argomento riguarda soltanto l'accertamento di questi omicidi e nient'altro. Ecco, allora, fermo restando che il signor colonnello è un test citato anche da questo difensore, fermo restando che cioè, noi potremmo anche metterci a conto su un punto, signor Presidente. Potremmo licenziare il test e poi io chiederò l'esame del test, quale test è indicato da questo difensore, con lista test regolarmente depositata. Va bene. Allora, la io sto cercando di ispirarmi a quel principio di economia, sì. Ma lei più volevo sapere a questo punto chi è che deve finire l'esame. Se cortesemente. Su questo dovrebbe essere fatto per argomenti. Se cortesemente, dico, credo che questa cortesia l'avvocato non ce la negherà, ci dica qual è il capitolato di prova, perché non l'abbiamo. Appunto, dovrebbe essere suddiviso per argomenti il potere di. Sì, guardi, il capitolato di prova è quello indicato nella lista testi depositata in data 7 ottobre 1995. Anzi, per integrazione, in data 10 giugno 1995, poi vi fu un'altra lista testi integrativa. Il capitolato ovviamente riguarda gli accertamenti di riscontro svolti dal signor colonnello in ordine al duplice omicidio accetta Pirri. E basta. Per quello che riguarda questo difensore, sì. Su questo argomento lei ha diritto di finire l'esame. Quindi, vediamo la domanda. Posso concludere l'esame? No, signor Presidente. Su questo argomento, sì. Cioè, forse, mi pare perdone, che abbiamo per, chiarito quali sono, per competenza possa anche leggere il problema, quindi vediamo la domanda. Quali sono, mi scusi, non ho capito, il capitolato è questo oppure ce n'è un altro? Avvocato, lo legga tutto se lo deve leggere. C'è anche questo e io devo condurre l'esame su questa parte. Su questo del duplice omicidio? Certo. Siccome le avevo chiesto la cortesia di leggervi tutto il capitolato di prova, così okay. Sappiamo lei che okay. Cosa ce la può fare questa cortesia così?
se ce la può per fare, riferire in ordine agli esiti dell'attività di indagine compiuta a seguito eccetera eccetera, e in particolare in ordine agli accertamenti di riscontro svolti in relazione al duplice omicidio in danno di Accetta Antonio e Pirri Giuseppe. Spero di essere stato di aiuto al pubblico ministero. Tutto qui, non c'è altro. Per la parte che mi interessa è tutto qui. Il resto è compendiato in circa 8 pagine. Non ho capito, il resto che cosa riguarda? Il resto delle circostanze che io ho indicato per tutti i testi di cui ho chiesto l'ammissione e l'esame. No, con riferimento alla posizione del colonnello sto dicendo. Con riferimento alla posizione del colonnello relativamente all'esame che io oggi intendo condurre con il signor colonnello Saliva. Riguarda solo il duplice omicidio. Esattamente. Grazie. Lei per motivi del suo ufficio ha avuto modo di conoscere dell'attività di collaborazione con la giustizia di certo Crino Paolo? Personalmente no. Le dice qualcosa questo nome? Sul momento no. Le ricorda se per caso si tratta di un pregiudicato gravitante nell'area territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto? Onestamente risponderei la fesseria con... Sì, la stessa domanda invece gliela rivolgo relativamente ad altro collaboratore di giustizia, certo Bonaceto Maurizio, le dice qualcosa? No, a me personalmente no. Tenga presente che io mi sono interessato personalmente di un solo collaboratore di giustizia che era Costa Gaetano, di quella zona, altri non ho mai avuto a che fare direttamente. Se personale del mio ufficio per ragioni serie di lavoro l'ha fatto, non sono in grado di rispondere. Lei è in grado di indicare il personale del suo ufficio che per aree territoriali può aver svolto attività di riscontro in ordine alle dichiarazioni rese da Crinò Paolo o Bonaceto Maurizio, collaboratore di giustizia? Non vorrei sbagliarmi, ma non mi sembra. Se risulta qualcosa, se vuole aiutare a rinfrescare, se risulta qualcosa agli atti, io le posso confermare o meno se del personale ha partecipato, così non mi sovviene nulla. Io ho semplicemente delle dichiarazioni rese dinanzi all'ufficio del pubblico ministero di altra autorità giudiziaria, quindi non sono atti di riscontro eseguiti poi dal personale della direzione investigativa antimafia. Era proprio ciò che volevo sapere da lei, l'indicazione che le chiedevo. Non sono in grado di rispondere. La ringrazio. Signor Colonnello, vorrei tornare un attimino sul tipo di accertamento fatto in relazione alle perizie del professore Compagnini. Per intenderci, cos'è esattamente, eventualmente se l'ha già detto se lo può ripetere, in che cosa consisteva esattamente l'accertamento che dovete porre in essere a seguito delle dichiarazioni di Castelli su questa vicenda della perizia del professore Compagnini? Trovare se agli atti d'ufficio tra gli incartamenti emergevano perizie a firma del professor Compagnini. Ora, ma perizia su che cosa? Su omicidi commessi con pistole calibro 9x18 che eventualmente dovessero essere emersi. Voi avete compiuto accertamenti in merito a, cioè avete distinto se per quegli omicidi che avete individuato in qualche modo fossero stati o meno denunziate alcune persone? Cioè il problema è questo: il presupposto dell'accertamento era la denunzia o meno ricevuta a carico del Santa Paola o era cosa diversa? No, noi vedevamo se agli atti ci potevano essere determinate perizie, questo nei vari casi di omicidio commessi con quel tipo di arma. Questo è l'incarico che fu affidato al personale, di ricercare se dovevano emergere
perizie. Cioè, voi dovete verificare, o comunque siete mai stati delegati per verificare se il Vincenzo Aiello fosse... se il Santa Paola Vincenzo fosse stato mai denunziato per qualche omicidio posto in essere con quell'arma? Sì. E risultavano i due, risultava l'informativa appunto dove lui veniva indiziato per l'omicidio di queste due persone, mi sembra. Però il tipo di accertamento non limitava questo, mi è sembrato di comprendere, cioè ma dovete accertare anche eventuali omicidi commessi con quell'arma. È stato allargato il campo, sì. Ah, questo. Cioè dovendo fare consultare le carte a quel punto si è preso più o meno. Che ha parlato? Denunciato per l'omicidio accertato, forse chi ha chiesto? No. No, non l'ho sentito. Non l'ha sentito, così un attimo. Voi avete compiuto accertamenti in merito a tale Gullotti Giuseppe? No, il nome di Gullotti ci compare sempre in riferimento ai fatti di Barcellona Pozzo di Gotto, dove nell'informativa della questura di Messina appare come il referente numero uno della malavita organizzata della zona e quindi ipotizza la sua partecipazione a tutti gli affari malavitosi, delittuosi del posto, quantomeno come mandante o come capo della consorteria che faceva lui riferimento. Presidente, salvo l'altra questione, per il momento ha finito il pubblico ministero, salvo, sì. Allora, per la quale vorrebbe però spendere qualche parola. Io, in merito alla quale vorrebbe interloquire. Sì, ma c'era già una richiesta di risentire altri testimoni al di fuori del capitolato, se non ricordo male. Peraltro, quindi sarebbe opportuno ora che ci ripenso, sarebbe opportuno rinviarla ad altro momento, anche per l'impegno oggi pomeriggio di finire al più presto l'udienza. Signor Colonnello, pazienza, lei intanto è licenziato, ha finito per stamattina, se ci dovesse essere ancora necessità vuol dire che... Quindi posso far rientrare a Roma eventualmente? Sì, 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 eventualmente poi in seguito sarà visitato se ci sarà necessità. Buongiorno. Allora, il test è successivo. Colonnello, come si chiama? Pitino. Relativamente a quell'appunto, si accomoda. Le sue generalità per il verbale, per favore. Colonnello Stefano Pitino, nato a Roma il 24 ottobre 1942. Va bene. Dovrebbe, va bene, così dovrebbe leggere la formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto mi conoscete. Allora, attendiamo un momentino. Aspetta un attimo che recupero queste carte, vediamo, sono ancora più. Posso? Sì, l'ho visto dopo. Un componente della giuria. Posso sapere intanto il capitolo di prova sul quale? Il colonnello ha svolto le indagini di riscontro alle dichiarazioni di Cerdello Giuseppe, del collaboratore di Cerdello Giuseppe, e quindi un po' su questa attività investigativa. Cedere. Appunto, colonnello, come già avevo anticipato, lei ha svolto, innanzitutto, qual è la sua funzione in questo momento e qual è stata negli anni precedenti? Attualmente sono il dirigente della terza divisione del secondo reparto della via, investigazioni giudiziarie. In precedenza, quando era a Catania, sono stato il dirigente del centro operativo di Catania della via. E in che periodo lo è stato? Febbraio-settembre 93. Febbraio di che anno? 93. Febbraio 93, settembre 93. Ecco.
l'ambito appunto di questa attività svolta a Catania, lei si è occupato delle indagini in merito alla ricerca dei riscontri delle dichiarazioni del collaboratore di Ciardello Giuseppe? Sì, il centro si interessò su delega proprio della signora vostra al riscontro di una prima tranche corposa delle dichiarazioni di Ciardello. Le volevo chiedere, nell'ambito di questa attività investigativa di riscontro, innanzitutto sono state svolte indagini per verificare la presenza di Claudio Fava il 4 gennaio del 1993 a Catania? Sì signore, sì. Fu dal racconto di Ciardello quel tentativo di omicidio nei confronti dell'onorevole. I riscontri li facemmo e, se ricordo bene, allegammo e trasmettemmo all'ufficio gli articoli di giornali della riunione che fu tenuta in commemorazione di Fava e le ordinanze poi di servizio del questore per l'ordine pubblico, dei vigili urbani e quanto altro. Sì. Ricostruimmo, diciamo, grosso modo lo scenario che aveva raccontato lì Ciardello. Sulla presenza di forze dell'ordine nei luoghi in cui si sarebbe spostato, sì, sì, si è spostato il Fava, cosa è in grado di dirci? Sì, sì, stavo dicendo apposta che acquisimmo le ordinanze della questura con la disposizione 15 agenti della questura, 15 dell'arma. Poi bisogna prendere anche in considerazione che, essendoci grosse personalità politiche alla commemorazione, tipo il ministro degli interni, poi mi sembra il sindaco di Palermo, l'onorevole Mancuso, il giudice Lima anche, dovevamo tenere presente anche le scorte di queste autorità o di persone che erano sottoposte a tutela. Dunque, possiamo considerare almeno mediamente circa una cinquantina di poliziotti in senso lato presenti sul luogo della commemorazione, sia nella fase mattutina che pomeridiana. Sono stati svolti accertamenti in ordine al traffico cellulare dell'utenza di cui faceva uso Di Leo Giuseppe? Sì. Sì, noi scoprimmo l'esistenza del cellulare di Leo in una perquisizione che fu fatta nella sua abitazione, perché fu trovata la bolletta della SIP. Allora chiedemmo all'ufficio l'autorizzazione a acquisire i tabulati e quando venimmo in possesso dei tabulati furono esaminati e trasmettemmo, oltre che i tabulati, all'ufficio del procuratore, ovviamente anche le risultanze del riscontro. Ci può dire qual è l'intensità di questo traffico nell'ultimo giorno e comunque soprattutto qual è l'ultima telefonata, l'orario dell'ultima telefonata? L'ultima telefonata, se ricordo bene, era alle 19:25, l'orario mi rimane impresso e mi sembra che fu fatta nei confronti della Rosa, però posso magari guardare un attimo il rapporto? Sì, può farlo con me. Esatto, 19:30. L'ultima telefonata risulta stata fatta alle 19:30 all'utenza della La Rosa, che la cui utenza era lo 0336 88 5202, La Rosa Francesco. Ecco, ci può dire se risultano nel corso dell'esame del tabulato telefonate in uscita o in arrivo che riguardano l'utenza di Avola Carmelo? Mi scusi? Telefonate in uscita o entrata?
credo che sia in entrata, eventualmente mi dirà se è in uscita, rivolte all'utenza intestata tale Avola Carmelo. Noi non avevamo l'utenza di Avola Carmelo, mi sembra, dottore, non vorrei sbagliare. Pagina 38 c'è. 38? Sì. Ganci, La Rosa, La Rosa, Sant'Anna, sì, chiedo scusa, era una mia, un mio errore. Sì, abbiamo due, è stato contattato due volte, qui nella, io resumé, due volte è stato contattato nel tempo. Non ho le date di chiamata o di ricezione, però due volte. Ecco, gli orari di chiamate e di ricezione da qualche altra parte è possibile ricavarle? Dovrebbero essere negli allegati trasmessi alla Procura, dottore, io non ho gli allegati con me. No, in effetti negli allegati non mi sembra che ci sia, comunque poi sarà ulteriore. Io qua ho riportato all'epoca il traffico telefonico, con l'eccezione dell'ultimo giorno, del 26 febbraio, in cui fu ucciso La Rosa per ovvi motivi. Chi fu ucciso? Il di Leo, scusi. Sono stati fatti anche accertamenti sul cellulare in uso a Licerdello, in uso a Barcella Salvatore? Sì, l'utenza in uso a Licerdello l'abbiamo esaminata, anche quello in uso a Barcella, la cui utenza c'era stata fornita proprio dal Licerdello, e trovammo tutta una serie di, dall'esame dei tabulati, di utenze in comune che furono chiamate nel tempo. Allora, ad esempio, proprio il Licerdello Barcella, eccolo qua. Che pagina sta leggendo? La pagina 46. La 46, in modo specifico, c'è il riscontro incrociato delle utenze chiamate dai telefonini di cui lei faceva cenno. E ci vuole dire in particolare che tipo di utenze in comune risultano? Sì, sì, certo. I predetti allora conoscenze comuni, quale ad esempio? Se necessario dico anche l'utenza telefonica. Sì, sì, 0337 88 22 67 intestata alla moglie di Di Leo, Ravisarda Carmela. La 0336 88 20 36 intestata a Migliore Alessandro, Licerdello G. Giovanni. 0336 88 20 35 intestata a Costantino Anna Maria, moglie del Barcella. La 095 utenza numero 205818 intestata a Barcella Salvatore, altra utenza catanese 576032 intestata da Quino Giuseppe, un ulteriore catanese 591447 intestata a Pavone Filippo, altra catanese 7122258 intestata a Sant'Onocito Maurizio, 095501804 intestata a Marletta Lucia, 095 51 69 69 intestata a Caruso Francesco, 095 529 678 intestata a Costantino Anna Maria. Né si deve dimenticare la società della gestione del bar cocktail in Catania, che vedeva che interessate le famiglie di Cerdello. Vabbè, queste non sono utenze telefoniche. Ecco, queste utenze emergevano sia dal telefono di Cerdello che quello del Barcella. Erano in comune. Cioè praticamente le due utenze hanno chiamato, risultavano conoscere, diciamo, contattare le stesse utenze. Lei ha fatto, o personale alle sue dipendenze, o lei direttamente, ha fatto sopralluoghi nella casa di via Mannino Cefari? Sì, il mandai dopo la delega che ci venne dalla DDA, mandai una pattuglia presso la via Cefalì, nella casa di Avola, dove sarebbe stato fatto commesso l'omicidio del Di Leo, e c'è in merito la relazione di servizio della capopattuglia, che era il capitano D'Antonio Ercole.
Poi successivamente ho rimandato un'altra pattuglia dopo un paio di giorni. Mi ricordo come circostanza che mi fu riferito, e risulta in atti, che la pattuglia venne seguita da uno dei figli di Santa Paola, non mi ricordo come si chiama, e che il ragazzo li avrebbe seguiti fino in prossimità della casa per poi tornare indietro. Vabbè, su questo c'è stata la testimonianza specifica, quindi possiamo passare Presidente, a... Poi successivamente... Presidente, innanzitutto chi era il figlio del Santa Paola? Posso guardare? Mi sembra che fosse Francesco, però non vorrei... Francesco. E lei ha detto, e poi l'autovettura sarebbe rientrata, sarebbe ritornata. Tornata indietro, se ricordo bene, nell'azione di servizio. Scusi, colonnello, si tratta di una testimonianza di riferimento. Abbiamo avuto il test di riferimento, è assolutamente superfluo l'indagine su questo punto. Passiamo oltre. Presidente, io mi consenta obiettare perché si tratta di accertare una circostanza che non era stata chiesta. Quindi, quale? Se lei non mi fa finire... chiudiamo l'ulteriore circostanza. La circostanza era questa, il posizionamento della autovettura del Santa Paola Francesco dopo l'asserito pedinamento effettuato nel pedinamento, insomma, controllo effettuato. E si tratta sempre di una circostanza di riferimento o di una circostanza appresa direttamente dal test? Presidente, colonnello Pitino è il dirigente del centro DIA. Perfetto. Al quale vengono rapportate tutte queste circostanze emerse, quindi se lei mi consente, dico, questa è una domanda, proprio perché questa circostanza non era emersa dalla deposizione del capitano D'Antonio, che credo che sia abbastanza rilevante, almeno secondo la prospettiva. Cioè, macchina? Che la macchina? Se poniamo la domanda... poniamo la domanda. Presidente, no, mi scusi. Sì, prego. Mi scusi, Presidente. Sì. Allora, è il dirigente... redige l'informativa, ciò che sa lo sa, ovviamente per chi e attraverso la bocca di chi glielo ha riferito. Non è una circostanza che attiene a indagini ulteriori, ma ciò che sarebbe accaduto in quel momento in cui... Sì, avvocato, qui la domanda, mi scusi se la interrompo perché dobbiamo stringere, e mi si fa osservare al pubblico ministero che questa circostanza non ha formato oggetto della testimonianza diretta del capitano. Ma scusi, ma mi deve consentire, quello che doveva essere chiesto sui fatti e sul luogo, non è che c'era lui presente, io chiedo scusa, non riesco a comprendere, non è stata posta nel quel contesto quando evidentemente non si è ritenuto di porla. Oggi, avvocato, quando quell'esame è già finito, si vorrebbe che chi ha avuto il riferimento deponesse su circostanza di fatto alla quale non ha assistito. Bene, prendiamo atto dell'opposizione, ma non c'è, motivo, no, no. Sì. Allora, la domanda. Quello che è riuscito, scusa, anche su questo argomento della macchina si è diffusamente dilungato il capitano. Se poi ora li vogliamo fare ripetere anche... No, ripetere no. Se è stata posta la domanda al test diretto, allora non c'è luogo perché rientriamo nell'ipotesi dell'articolo 195 del codice di procedura penale, 295, e non c'è luogo per la testimonianza indiretta. Se si tratta di circostanze sulle quali il test diretto non ha riferito,
siamo sempre nella disciplina dell'articolo 295 del codice di procedura penale, per il cui dettato non c'è motivo di inammissibilità della domanda, perché si tratterebbe poi in definitiva di richiamare il teste diretto. Quindi voi avete i verbali a disposizione, decidete per favore subito, sì, senza questioni. E senza, io la voglio fare e ribadisco che la domanda in questi termini non era stata posta, quindi riformulo la domanda che poc'anzi le ho formulato. Lei ha detto che risulta che l'autovettura della DIA venne seguita dall'autovettura guidata dal Santa Paola. Le ho chiesto se poi sa questa autovettura, dopo aver seguito l'autovettura della DIA, dove andò a posizionarsi? Non si ammette la domanda. Altra domanda. Presidente, mi scusi, ma poc'anzi la domanda l'aveva ammessa e ora non capisco. Ora io l'ho sentita meglio, è stata richiamata alla mia memoria la testimonianza del capitano e non ammetto la domanda. Presidente, io ammetto comunque, dichiaro a verbale che la domanda in questi termini non è stata formulata e proprio perché allora non fu formulata, adesso viene formulata. Non c'è nessuna parte del verbale, dovrei essere clamorosamente smentito, in cui si è posta al teste, che è un dipendente del colonnello e un militare che rapporta sulla sua attività al colonnello, non è stata posta questa domanda. Quindi io riformulo, faccio questa dichiarazione verbale. Va bene, possiamo confrontare il verbale, pubblico ministero, possiamo confrontare, se l'abbiamo, abbiamo il verbale a disposizione. Quale evidenza è? E il teste, capitano? D'Antonio. Posso, Presidente, visto che stiamo aspettando? No, insomma, se desideravo soltanto un chiarimento, non voglio... Noi stiamo per controllare il verbale. Cioè, no, sull'argomento la prego, Avvocato Russo, è chiusa qualsiasi discussione, controlliamo il verbale e poi si faranno le considerazioni del caso. Non mi è consentita neanche una dichiarazione a sensi degli articoli 482? Su questo argomento, Avvocato, prima di ogni altra considerazione vorrei controllare il verbale, perché ogni considerazione che si inserisce ci complica. Però siccome non si può avere mai, perché purtroppo non è come lei ha condotto il dibattimento, ha consentito una certa elasticità nel proporre, come posso dire, questioni e le rispondere. Io soltanto adesso capisco che si sta cercando il verbale per trovare se ha risposto su quella circostanza. Io volevo soltanto dire, poi la Corte la prenda come crede, è un'osservazione di saggezza secondo me, se si sono fatte domande sui movimenti, poco importa se su quel movimento, il testo aveva riferito sui movimenti, è troppo chiaro che non gli è stato chiesto, per esempio... Avvocato Russo, queste sono argomentazioni da farsi in esito alla lettura del verbale. Chiudo così, poi chiederò se il copertone era gonfio e quanto fosse gonfio il copertone. Il copertone, eh? Allora, il verbale non l'abbiamo a disposizione a quanto pare. Andiamo oltre e la questione sarà riproposta. Nel caso lo facciamo venire un'altra volta. No, il capitano facciamo venire un'altra volta, pubblico ministero, non comunque mai avendo il teste di riferimento, mai il teste che... perché cosa, se il pubblico ministero, scusi, si leva un contrasto, poi mettiamo a confronto il colonnello col capitano, no, o cosa intende fare, mi faccia capire. Allora, per favore, procediamo e non perdiamo altro tempo. Non ho altre domande, Presidente. Stiamo parlando comunque, Presidente, di chi conclusivamente tra le fila di attività investigative svolte, Presidente. Ci sono altri esami? Ci sono altre domande? No, di controparte? No, di controparte. Presidente, le chiedo scusa,
Lei ricorda se per caso controllaste da quei tabulati di telefonate interessanti se ce ne fosse stata una tra il cellulare del Di Leo, che poi avete rintracciato, e quel signore che si pretende e si presume sia scomparso lo stesso giorno, cioè quel tale Ernesto? Perfetto, perfetto, è importante, lei lo intende? No, io là non ho trovato nulla, perché non ci sono i tabulati. No, non ci sono i tabulati. Quindi qua. Dico, non è nel suo specifico ricordo. No. No, anche perché nell'immediatezza, oltretutto inizialmente non eravamo neanche sicuri di come si chiamasse di cognome Ernesto. Certo. Senta.